Il Natale è ormai alle porte e se non avete ancora pensato ai regali, vi ricordiamo che è molto gratificante fare e regalare una penna ai propri amici e parenti. Come ormai è prassi, collaboriamo ancora a distanza. Antonio al tornio, io al montaggio. Di cosa abbiamo bisogno per fare una penna? Ecco la lista della spesa. Un kit di penne, del legno, un mandrino per penne e poi naturalmente un tornio, un trapano a colonna, le sgorbie, colla, carta abrasiva, lana di acciaio e via dicendo. Ecco, il quadrello viene marcato con due diagonali per trovare il centro per il foro. Il quadrello bloccato nel trapano a colonna sta per essere forato con una punta da 7 mm. Notate il pezzo di legno sotto il quadrello per evitare scheggiature all'uscita della punta di foratura. Ecco i tubi che Antonio inserirà nei fori da 7 mm. Tubi inseriti e incollati, quello a destra con colla Attac, quello a sinistra con colla poliuretanica. Al disco abrasivo si squadra il legno per pareggiare legno e tubo, uniti e pronti per il mandrino. Prima di inserire il mandrino, Antonio pulisce il foro del cono morse. Il mandrino è inserito e pronto per ricevere i quadrelli. Tutto è pronto, anche le sgorbie, una da scavo e una detail. Bene, siamo pronti. Antonio prepara i tubi con carta abrasiva 100 grit per aiutare l'incollaggio. Il tubo viene incollato con supercolla Attac. Per far vedere la differenza, un altro tubo viene incollato con colla poliuretanica. Questa colla, quando si asciuga, si espande e riempie tutto il vuoto interno. La poliuretanica però ha l'inconveniente che bisogna aspettare 6-7 ore prima di continuare. La contropunta viene spinta verso il mandrino, senza però spingere molto, perché c'è il rischio che l'asse del mandrino si storca. Rivediamo qui le sgorbie che Antonio userà per il lavoro. Una sgorbia da scavo da 8 mm e una detail da 6 mm. La sgorbia detail è una sgorbia a profilare con affilatura a punta. Come vedete, si comincia la fase di sgrossatura con la sgorbia da 8 mm. Usa una chiave da 10 mm come una dima per calibrare lo spessore del legno in tutti i punti. Per i dettagli
si usa la sgorbia a profilare da 6 mm. Come per esempio per preparare la punta della penna. Finito. Antonio controlla se ci sono fessure nel legno. Avendo trovato delle fessure nel legno, fa un poco di polvere con carta abrasiva da 250 grit e aggiunge colla APAC. Conviene tenere la velocità di rotazione del tornio bassa, intorno agli 800 giri. Girando il tornio a mano, Antonio leviga il legno seguendo la venatura. Il ciclo prevede di usare carta da 240 grit fino a 600 e poi una passata con lana d'acciaio 4-0. Continua a levigare con carta da 400 grit. E poi da 600 grit. Ora usa lana d'acciaio 4-0. Da un'ultima levigata con carta da cucina. Questa carta corrisponde a 1200 grit. Avvolge la carta da cucina per l'applicazione dell'olio di lino cotto. Una piccola goccia di olio di lino sulla carta. Velocità del tornio, 1000 giri circa. Aggiunge colla APAC nello stesso punto in cui ha messo l'olio, muovendo poi da destra a sinistra o viceversa. Si sa quando è pronta la colla da un brutto odore che emana, per cui è consigliabile usare un ventilatore oppure un aspiratore quando usiamo l'APAC, oppure mettere una maschera con filtro. Il ciclo olio di lino cotto e colla APAC va ripetuto per 5 volte. Dopo la quinta passata si dà una levigata con carta, quella da 1200 grit. Si può continuare il ciclo con olio e APAC fino a 10 volte volendo. Per far vedere la differenza tra due tipi di finiture differenti, Antonio finisce l'altra parte della penna con EE Ultra Shine. Però qui bisogna fare attenzione a non toccare con lo straccio le boccole, perché le EE Ultra Shine
e un abrasivo e le rovinerebbe. Stende la crema con lo stesso straccio e quando comincia a lucidare si dà una passata con uno straccio finito. Continua la lucidatura col secondo prodotto che si chiama Shella Wax Blu. Il ciclo dei prodotti Shella Wax viene ripetuto 3 volte. Poi si finisce lucidando tutte e 2 le parti della penna. Potete vedere ora la differenza tra i 2 tipi di finitura. Quella con la colla attacca a 10 passate a sinistra e quella con una passata di EEE e 3 di Shella Wax Glue a destra. Siamo giunti alla fine. Antonio monta la penna ed ecco una slimline completa. Seguono ora alcuni particolari dell'assemblaggio finale della penna. E per una penna così bella poteva non esserci un contenitore all'altezza? Nella sequenza di foto che state vedendo, Antonio illustra le fasi della costruzione della scatola che la conserverà degnamente.